Sono Barbix Alex e benvenuti in un nuovo video. Oggi un video differente rispetto al solito. Oggi vi volevo parlare di un evento molto bizzarro, un po' meno macabro se ci pensate all'inizio, però man mano che scoprirete la storia lo sarà, e anche parecchio secondo me. Oggi vi volevo parlare di un mistero che dopo 35 anni è stato risolto, ovvero il mistero di una spiaggia. Una spiaggia su cui da 35 anni arrivavano tantissimi telefoni di Garfield. Telefoni a forma di Garfield. Finalmente il mistero è stato risolto, quindi se siete curiosi rimanete fino alla fine del video. Prima di iniziare spero vi piaccia il video, grazie mille per sostenere il mio canale con i like, con i commenti, iscrivendovi, grazie mille davvero. Per scegliere i prossimi video ci sentiamo su Instagram e inoltre ho uno shop, trovate qui sotto il link. La maglietta che indosso per esempio la trovate nel mio shop e se acquistate qualcosa dal mio shop taggatemi su Instagram perché potete scegliere il tema di uno dei prossimi video su uno dei miei tre canali. Grazie mille, comprate le cose che vi piacciono effettivamente, non siete obbligati, va benissimo sostenere il mio canale anche con i like, iscrivendovi, già quelle cose vanno benissimo, o condividendo i miei video, aiutano tantissimo. Ma se qualcosa sul mio shop vi piace e l'acquistate, mi raccomando, taggatemi perché potete scegliere un video. Ma iniziamo con la storia di oggi. Quando ho letto questa storia l'ho trovata davvero, ma davvero assurda, bizzarra, quindi ho detto, dobbiamo assolutamente parlarne. Inizialmente ero indeciso se trattarla su questo canale o no, perché mi sembrava una storia non abbastanza macabra, ma man mano che ci riflettevo ho detto, beh insomma, è parecchio triste questa storia. All'apparenza è anche un pochino divertente, perché ci sono delle storie molto più macabre per quanto riguarda le spiagge. C'è la storia dell'isola delle bambole, oppure ancora la spiaggia dei piedi, quella è molto più macabra, però anche un pochino più nota. Nel caso vi piacesse un video su quell'argomento, scrivetemelo pure qui sotto. La storia di oggi è un po' meno macabra, ma a suo modo lo è parecchio. Per decenni una spiaggia è stata letteralmente invasa da telefoni Garfield. Erano praticamente dei telefoni a forma del gatto Garfield, molto famoso soprattutto negli anni 80. Questo oggetto era un oggetto di grandissimo successo negli Stati Uniti, in Europa, perché il gatto di per sé era di grande successo. Era questo telefono a forma di gatto che apriva gli occhi quando qualcuno vi chiamava, e diciamo che l'arrivo di qualche rifiuto sulla spiaggia purtroppo è ormai la quotidianità. È molto facile trovare degli oggetti bizzarri sulla spiaggia perché lasciati da qualcuno, perché qualcuno va lì a buttare l'immondizia purtroppo, oppure perché ogni tanto il mare porta in giro delle cose belle, oppure un pochino meno. Ma quando questi telefoni Garfield iniziano ad arrivare per decenni sempre solo su quella spiaggia, hanno iniziato a farsi qualche domanda. E tutto inizia a Iroa, se l'ho detto bene, Iroa Coast, una costa della Francia, all'incirca negli anni 80. Siamo praticamente nel nord-ovest della Francia e iniziarono dopo una tempesta a comparire delle parti di un telefono di Garfield, però inizialmente sembrava quasi un caso isolato. Man mano però questa cosa iniziò a diventare sempre più frequente. I telefoni arrivati sulla spiaggia erano ormai una quantità inspiegabile, non poteva più essere una singola persona o alcune persone che fatalità avessero buttato tutti quel telefono nello stesso momento, nello stesso arco di tempo. Ce n'erano troppi! Ed era anche molto particolare che in realtà non arrivassero solamente delle parti di questo telefono, a volte si trovavano addirittura dei telefoni interi che sbucavano come dalla luna, dalla spiaggia, in mezzo agli scogli. Ogni tanto si trovavano delle parti degli occhi del gatto, parti della coda, insomma una cosa un po' inquietante. Visto che questa situazione dei telefoni non sembrava fermarsi neppure per niente, c'è un'associazione che si occupa di ambiente e inquinamento che ha iniziato un po' a monitorare la situazione, ovvero l'Arviltansu, scusate nel caso io l'avessi pronunciato male, ma il francese l'ho anche studiato ma sono letteralmente negata. Questa associazione si occupa proprio di combattere l'inquinamento, di sensibilizzare per quanto riguarda il difficile smaltimento dei rifiuti, e diciamo che il telefono Garfield durante tutti questi anni diventa proprio il simbolo dell'inquinamento per quanto riguarda le spiagge. Per decenni questa associazione decide di raccogliere tutte le parti di questo telefono per far vedere quante siano. Vista la quantità iniziarono a capire che purtroppo non si trattava di uno scherzo isolato e iniziarono a fare delle ipotesi. Magari un carico, un container si è perso durante questi anni e sta rilasciando man mano tutti questi telefoni. Però fino a questo momento era solo un'ipotesi. Ultimamente finalmente si è svelato l'arcano. Questa ipotesi era in realtà reale, c'è stato un container, un carico che si è perso e da decenni, da 35 anni, sta rilasciando questi telefoni Garfield. Però qui arriva la parte un po' macabra, un po' triste secondo me. Questo carico è stato rintracciato, ma è all'interno di una caverna.
Questa grotta non è raggiungibile se non con la bassa marea e purtroppo non è possibile raggiungere proprio il container e tirarlo fuori e recuperarlo. Quindi purtroppo al momento non è possibile recuperare questi rifiuti, bisogna semplicemente raccoglierli quando verranno portati su e verranno trovati. France 3, che sarebbe una mezza specie di Rai 3 per capirci, ha fatto un approfondimento, è andata proprio dentro questa grotta ed è molto triste sinceramente vedere questo approfondimento, ve lo lascerò qui sotto, è in francese però insomma basta vedere lì. Immagini. È molto triste vedere questa grotta in cui sia sopra sia sotto si vedono parti di questi telefoni di plastica rotte, incastrate tra le pietre, impossibili letteralmente da levare, quindi impossibili da pulire questo luogo, questo mare. Ci sono dei frammenti così piccoli che ovviamente possono essere tranquillamente inghiottiti dai pesci o da altri animali marini che moriranno, potranno star male per quella plastica e ovviamente non è possibile pulire quel luogo e questa plastica, questi telefoni continueranno a inquinare il mare. Al momento per 35 anni e chissà quanto, fino a che non si potrà recuperare quel carico. Quindi ho deciso di parlarvi di questa storia dei telefoni Garfield perché se inizialmente quando l'ho scoperta sembrava qualcosa di buffo e bizzarro, in realtà pensare a tutte le ripercussioni che avrà per l'ecosistema davvero molto triste. Pensate a questi telefoni che non semplicemente arriveranno sulla spiaggia e verranno raccolti, pensate a quelli che, come si vede nel servizio, che sono un po' rotti, che sono un po' schiacciati, che potranno ferire dei pesci, potranno ucciderli se mangiati. Insomma, è davvero molto triste pensare come qualcosa che purtroppo è caduto nel mare e sarà stata sicuramente una fatalità, per decenni inquinerà il mare tutto e farà del male a degli esseri viventi, all'ecosistema, all'ambiente. È davvero molto triste. Voi che cosa ne pensate? Vi lascio qui sotto sia l'articolo della BBC ma anche il video di France 3 che secondo me è molto interessante e non lo so, voi che cosa ne pensate di questo argomento? Vi interessa anche un video sulla spiaggia dei piedi? Quella sì che è molto più macabra come storia. Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Grazie mille ancora per aver visto questo video, per essere iscritti al mio canale, per condividere video. Grazie mille davvero, noi ci vediamo al prossimo. Ciao!